Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, quest'oggi voglio parlare della mia Juventus e voglio parlare di un termine nello specifico e poi voglio andare a analizzare un po' il mercato, la rosa della Juventus per portare a termine il mio ragionamento. Allora ragazzi, il termine in questione è il verbo dovere, perché io inizio a pensare che si abusi un po' troppo di questo termine. La Juve deve vincere, la Juve deve vincere, se no la dirigenza deve mandare via Allegri. Calma, riflettiamo un attimo. La Juve è davvero la squadra più forte del campionato? No. La Juventus è più forte dell'Inter? No. La Juventus è più squadra del Milan? No. La Juventus deve lottare per lo scudetto? Sì, ma tra lottare e vincere ce ne passa, ragazzi. Ok? E Max Allegri ha fatto questa precisazione nella conferenza stampa pre-Juve Sassuolo. Infatti, cosa ha detto lui? La Juve deve vincere. E lui aveva già parlato in questa maniera. La Juve deve vincere. Questa no, la Juve deve vincere. Ma poi ha fatto una precisazione. Ma ci sono gli avversari. C'è la Roma che si è potenziata, c'è il Milan che comunque è una squadra e c'è l'Inter che si è migliorata. Perché l'Inter, ragazzi, ha tolto Vecino, ha tolto Sanchez, ha tolto Vidal e ha messo dentro Lukaku, ha messo dentro Mkhitaryan. Poi ha preso un giocatore che secondo me è passato in sordina. A me sarebbe piaciuto vederlo la Juve al posto di Pellegrini ed è Bellanova. Poi vedremo se riuscirà a far bene all'Inter, gli auguro per lui di sì. Però non si può dire che la Juve sia più forte dell'Inter, perché se uno dice una roba del genere non è onesto intellettualmente. Vuole mettere la testa sotto la sabbia, vuole mettere pressione alla Juventus. E mi può star bene se lo fa un Lele Adani, ragazzi, che con tutto rispetto, uno che a volte mi analizza la squadra e basandosi su quanti nazionali ha una squadra, mi sembra poi una giustificazione un po' scarsa quando gli si fa notare che Alessandro è anni che fa schifo, che Arthur non è un giocatore che si è dimostrato all'altezza della Juve, anche perché non è in un gioco adatto alla Juve, ma se vai via dal Barcellona un motivo c'è. E non mi si può venire a dire, ma tu come fai a criticarlo lui che è nazionale brasiliano? Sì, ma quante partite gioca da titolare? Quante partite gioca Sandro? E Sandro davanti non ha Marcelo, Sandro davanti non ha Roberto Carlos. Sandro si gioca al posto con Renan Lodi, che con tutto bene non è nemmeno un laccio dei due citati prima. E probabilmente se il Brasile avesse una terza soluzione di livello, non vedrebbe il campo né Renan Lodi, che poi è il giocatore che ha fatto la cappella in finale di Copa America sul gol del Fideo, il lancio di Rodrigo De Paul, e né Alessandro. E stessa cosa Arthur, è un buon giocatore in fase di possesso, ma guardate come gioca, fa sempre le stesse cose. Prevedibilissimo. In un Barcellona ci può ancora stare, che gioca a calcio in una certa maniera, ma lo levi da lì e fa una fatica bestia. Quindi, nel senso, mi dici così e poi mi dici per giunta, ma la Juve ha tanti nazionali. Sì, ma andiamoli a vedere quanti sono effettivamente i veri top. Perché l'anno scorso, quanti di quelli che avevamo in squadra erano veramente dei top? Chiellini, che aveva 1000 anni, poteva esserlo, e comunque aveva 1000 anni ed era rotto. Bonucci per me non è un top da nazionale, per quanto la stiamo a dire e fare, perché se non li metti accanto un Chiellini o un Barzagli va in difficoltà. Quindi per me non è un top. Poi per me è un giocatore che ha sempre avuto delle lacune difensive clamorose e l'ha dimostrato negli anni. Però va bene, la sua fortuna è aver avuto dei buoni piedi e avere accanto gente come Barzagli e Chiellini. Però poi di altri. Chi ci vogliamo mettere? Szczęsny, perché nei primi 10 portieri al mondo, mettiamoci Szczęsny. Lui avrebbe messo Dybala, un giocatore che in Argentina non viene considerato. È più famosa la Sabatini, che è la sua fidanzata, che lui. Motivo ci sarà, ragazzi. Motivo ci sarà. Quanti altri di quei giocatori erano effettivamente giocatori di livello? E questo è il discorso. Quindi per me, quando si dice la Juve deve vincere, analizziamola bene la squadra. Andiamo a vedere le operazioni di mercato che ha fatto. E poi valutiamo se effettivamente lo scudetto deve essere l'obiettivo della Juventus. Perché per me l'obiettivo della Juventus quest'anno è lottare per lo scudetto. Cosa che l'anno scorso la Juve non è riuscita a fare. Ci avrebbe potuto provare se avesse vinto, e anche meritatamente,
la partita contro l'Inter, ma non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta e quindi non ha potuto lottare per vincere il tricolore. Però questo è un vero obiettivo. Dire la Juve deve vincere la Champions, la Juve deve vincere lo scudetto, non sono cose veritiere. La Juve non deve vincere, la Juve deve lottare per vincere. Ma poi la Juventus, che ha come slogan, come motto, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Quindi la Juve deve comunque partecipare per vincere, deve vincere. Non a caso è la squadra più titolata a livello italiano. È una squadra che voi mi direte, ma in Europa? In Europa ha fatto 9 finali, ne ha vinte 2. Va benissimo, ragazzi. Ma per 9 volte gli avversari, quelli che ci sfottono tanto, sono rimasti davanti allo schermo a guardare la Juve giocare, pregando e gufando che la Juventus perdesse. Questa è la verità. È inutile che ci prendiamo in giro. Perché mettiamo il caso che la Juve dovesse arrivi a fare altre 2 finali di Champions e dovesse vincerle. Andrebbe a 4 Champions su 11. Non mi sembra una cifra così brutta, ragazzi. E ripeto, poi ditemi quante squadre possono contare 9 finali. E se tu arrivi lì 9 volte a giocarti la vittoria in Champions, evidentemente vuol dire che sei una squadra di livello. Perché, ripeto, ditemi quante squadre al mondo hanno possono vantare una cosa del genere. Quindi la Juve deve vincere, ma tra vincere e lottare per vincere c'è un po' di differenza. E la Juve, a mio avviso, deve vincere perché si chiama la Juve, ma poi, nel pratico, quest'anno deve lottare per vincere. Anche perché, andiamo a vedere un po' il mercato, ragazzi. Allora, la Juventus ha ceduto De Ligt, Pellegrini, Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Frabotta Ramsey e Morata. Ok? E ha acquistato il Fideo Di Maria al posto di Dybala, e per me questo è un upgrade. Bremer al posto di De Ligt, questo non è un upgrade. Pogba anche in sedia a rotelle sarebbe un upgrade rispetto a tutti i centrocampisti che abbiamo, quindi sicuramente è un upgrade. Kostic è un buon panchinaro, ragazzi, inutile che adesso lo spacciamo come chissà, è un buon giocatore. È un buon giocatore, ma Kostic nel momento in cui rientrerà a Chiesa sarà un giocatore che farà panchina. E la Juve ne aveva bisogno, perché la Juve non l'aveva. E la Juve ha maledettamente bisogno di sistemare la panchina, perché andate a vedere la panchina dell'anno scorso, la Juve ha avuto una delle panchine più scarse della sua storia. La Juventus l'anno scorso aveva in panchina come cambi o uno tra Dybala e Morata e Bernardeschi. E proprio se ne andava di lusso un McKennie da buttare dentro, o un centrocampista da mettere dentro. Capite bene che non aveva armi effettive. Perché io Moise Kean, scusate, ma non lo considero un'arma, ok? Sì, un'arma per gli avversari, perché giocano uno di più. Però è questo il discorso. La Juve viene da 2 anni di distruzione totale e deve, anzi 3 anni, perché c'ha di distruzione totale, e tu Roma non la costruisci in una notte. E la Juve uguale, non la ricostruisci in una notte, non ci metti un anno, ce ne vogliono due, forse anche tre. E mi viene da ridere quando sento i tifosi, ma la Juve deve vincere il campionato. Ma come? Ma fino a 2 anni fa lo schifavi il campionato. La metà di quelli che scriveva era gente che lo schifava il campionato. Basta vincere il campionato, vogliamo vincere la Champions. Che presidenza ridicola, che dirigenza ridicola. Non puntano a vincere la Champions. Ragazzi, non funziona così il calcio. Non funziona così il calcio. Poi, se vogliamo vivere nel mondo di FIFA, viviamo nel mondo di FIFA, ma non funziona così nel calcio. Bisogna essere realisti. Tu la accetti, cioè arrivi dopo un percorso. O ti puoi permettere di tirare fuori fior fior e fior fior di soldi, e allora dici prima o poi ci arrivi. Come ha fatto il City. Il City ha un bel gioco e tutto, però continua a cacciare fior fior di soldi. L'anno scorso aveva speso 100 milioni di sterline per Grealish, se si permetteva al lusso di tenerlo in panchina. Ditemi quante squadre possono fare una roba del genere, ve lo dico io, molte poche. La Juve prende uno ma ne vende un altro, un po' come quando abbiamo venduto Pogba e poi siamo andati a prendere Higuaín. Sì, ho capito, ma intanto lì non copro. Cioè, è sempre un tirare la coperta e rimanere sempre coi piedi di fuori, ragazzi. Quindi, dei giocatori che abbiamo
acquistato effettivamente sono due giocatori che ci alzano il livello, sono Paul Pogba e il figlio Di Maria. Uno ha un problema, è già salta il primo mese e non si sa poi in che condizioni sarà. L'altro, Fideo, ha avuto un problema, si parla di 10 giorni, ma probabilmente, verosimilmente, salterà un mesetto. Significa che la Juventus andrà a giocare, salvo altri acquisti, con la stessa rosa dell'anno scorso, mentre le altre si sono potenziate. Quindi addirittura mi ha visto la Juve rischia, paradossalmente. Rischia. Rischia nel senso rischia che anche la Roma li passi davanti. E questo è il punto, ragazzi miei. Infatti la Juve ha bisogno di acquistare giocatori. Io spero arrivi Depay, io spero arrivi Paredes. Che se Paredes non ha infortuni, è un bel giocatore. Ma ci vuole pazienza. E la tifoseria della Juve deve smetterla, a mio avviso, di mettere ancora più ansia e pressione alla società. Cioè, io penso, una squadra a una squadra che ha vinto praticamente per 10 anni qualcosa. Cioè, quindi quelli delle altre squadre che avrebbero dovuto fare in questi 10 anni? Cioè, noi non siamo capaci di aspettare 2, 3 anni perché la dirigenza ha sbagliato e non è stata in grado di ricostruirsi. Ma ragazzi, ma la mancata ricostruzione è anche colpa dell'acquisto di Cristiano Ronaldo. Ragazzi, il tutto è partito da lì. Quando arrivò Cristiano Ronaldo alla Juve, io ricordo che i miei amici, ora non ero su YouTube, ma dicevo: Cristiano non ha senso, è un'operazione folle, sono 100 milioni al Real, più 30, 31 ogni anno a lui. È follia, con quei soldi andiamo a investire su Milinkovic, andiamo a investire su altri giocatori dove abbiamo bisogno. E a distanza di anni i problemi li continuiamo ad avere a centrocampo. E capite bene che quest'anno, se ci va bene, giocheremo con, quando mancherà Pogba, ok? Dovremmo giocare con Locatelli, che è un buon giocatore. Magari tratterremo Rovella, che secondo me è un giocatore molto interessante, ma si parla di uscita di prestito al Monza. E secondo me non sarebbe neanche male per farlo giocare. Abbiamo Miretti, abbiamo Fagioli, tutti giocatori giovani. Ma ragazzi, ma ci serve qualità, personalità. E un ragazzo giovane la può avere, ma deve essere messo in un contesto. Foden non è che è messo nel City. Così, Foden ha un De Bruyne, vi devo dire chi è De Bruyne, ha Gundogan, vi devo dire chi è Gundogan, cioè giocatori di questo livello qui non vengono presi e buttati così, a caso, no, perché anche questa cosa dei giovani, sto discorso è mai giovani, i giovani devono giocare se sono a livello di giocare, ma i giovani li devi anche tutelare e mettere in un certo contesto, perché prendete Rabiot, adesso tutti ce l'abbiamo con Rabiot, tra virgolette, perché non se ne vuole andare, no? Ma voi mettetevi nei suoi panni. Andreste in questo momento alla United? Io tifo per lo United, eh? Tifo per lo United. Non ci andrei mai in questo momento. Non andrei mai. In questo momento lo United è una centrifuga. È tutto un caos. Quindi perché io devo venire lì e non giocare nemmeno la Champions e prendere anche magari meno di quanto mi dai? Quindi io magari ti chiedo 10 milioni, ne prendo 4 la Juve 7, 8. Te ne chiedo 10. Mi vuoi? Bene, vengo. Non mi vuoi? Arrivederci. L'anno prossimo mi libero a zero e vado dove voglio io. Quindi valutiamo sempre le cose, ragazzi, con logica, con attenzione. E soprattutto ragionate sempre con la vostra di testa. Non ascoltate Tizio Caio, ma perché la Juve deve fare il gioco? Che poi dico un'altra roba. A me anche questa cosa del gioco, il bel gioco. Il gioco, il bel gioco dipende da tanti fattori. A me può piacere che la mia squadra giochi in contropiede, un altro gli può far schifo e preferisce il tiki-taka, il possesso. A me, ad esempio, esalta tantissimo quando io vedo la Juve ripartire in contropiede, in un contropiede fatto bene, in velocità, come l'ho visto fare al Fideo. Mi piace tantissimo. Oppure mi piace anche quando viene fatto un lancio lungo, spizzata dell'attaccante, che fa sponda, l'inserimento della mezzala o dell'altro attaccante e si va in porta. Cioè, non necessariamente uno deve fare 40 passaggi. Uno può costruire un'azione in 3 passaggi. E questo è il bello del calcio, che il calcio è opinabile. Però ci sono delle cose che sono obiettivamente e maledettamente logiche. E devono essere razionali, bisogna essere oggettivi. La rosa della Juventus in questo momento non è abbastanza completa per lottare per vincere.
Non è a livello di quella dell'Inter. Poi, nel momento in cui avrà Chiesa, Vlahovic, Di Maria, avrà probabilmente l'attacco forse più forte della Serie A. Ok? E comunque non inferiore all'Inter nei titolari. Però poi bisogna avere tutto il resto. Perché comunque, ragazzi, è anni che continua a portarci dietro il solito Rugani, non riusciamo a rifilarlo a nessuno. Quest'anno infileremo Gatti, che è un giovane interessante, ma ragazzi, Gatti arriva per sostituire, tra virgolette, Chiellini. Cioè, scusate se poco. Non è proprio la stessa cosa, eh? Con tutto il bene per Gatti, gli auguro di fare la stessa carriera. Ma non è la stessa cosa. Quindi, ragazzi, ragioniamo su quelli che sono i veri obiettivi della Juve. Per me, la Juventus quest'anno ha l'obiettivo di passare il turno di Champions, il girone, e cercare di andare almeno ai quarti. Poi, certo, se becchi agli ottavi il Manchester City, ci sta di uscire, ma se becchi una squadra affrontabile, la Juve deve andare ai quarti. Poi, ragazzi, in Champions ci vuole anche è inutile che ve lo sto a dire, lo sapete meglio di me. E il campionato, per me, la Juventus deve lottare per vincere, a maggior ragione se dovessero arrivare Depay e Paredes. Però, ripeto, deve lottare per vincere, ma tra lottare per vincere e vincere c'è una bella differenza. Per me l'Inter è la favorita. La Juve, per me, se dovessero arrivare questi due rinforzi, potrebbe al massimo, lottare per il secondo o terzo posto. Questa è la mia modestissima opinione. Io vi saluto, vi mando un forte abbraccio, vi invito a iscrivervi al canale, diffondete il verbo, ragazzi, io non ho parole per il video sopra DAZN, aveva superato le 30.000 visualizzazioni, sono senza parole, ho superato gente che ha anche 160, 170, 180.000 iscritti e quindi benvenuti a tutti voi che vi siete iscritti adesso, cerchiamo di crescere. Veramente un'infinita gratitudine, io sono senza parole. Veramente mi avete emozionato. Grazie, grazie assolutamente. Io quello che vi posso dire è che quando io parlo di calcio cerco di farlo sempre con la massima oggettività, poi sono pur sempre un tifoso, però cerco di analizzare sempre le cose in maniera oggettiva e cerco sempre di essere sincero come sono nella vita no normale. Quindi ancora grazie e ben arrivati. Ragazzi, tifo del verbo, un abbraccio.